7x4, il magazine multimediale delle Marche. Buongiorno, grazie per la linea Luigi. Come ho anticipato in conclusione della puntata di ieri, anche i condomini minimi, cioè quelli composti da un numero non superiore a 8 condomini, possono beneficiare del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni. Questi condomini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Si è comunque tenuti a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. Infine, molto importante è sottolineare che il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un unico edificio interamente posseduto da un unico proprietario. Spero di essere stata chiara. Se avete domande potete inviarle al nostro numero WhatsApp 328-277-2255. A domani. 7x4, il magazine multimediale delle Marche.